Taylor Mega, influencer e imprenditrice digitale, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Sempre trasparente con i suoi follower, ha condiviso più volte le sue esperienze, raccontando di come abbia modificato alcune parti del corpo per sentirsi più a suo agio. Tra interventi alle labbra e al seno, Taylor ha spesso affrontato critiche e domande, ma ha sempre difeso le sue scelte con sincerità. In passato, Taylor ha rivelato di aver iniziato a fare ritocchi a partire dai 20 anni, cominciando con le labbra. «Mi sono gonfiata le labbra. Le punture facevano un po' male all'inizio, ma ora non sento più nulla. Amo le labbra carnose, per questo ho deciso di farle», ha raccontato. Ma non tutto è filato liscio. Uno degli episodi più difficili per Taylor riguarda proprio il suo intervento al seno, che la portò a vivere un anno di grande disagio. «La prima volta che mi sono rifatta il seno, un chirurgo incompetente ha commesso un grave errore. Rimasi con una simmetria evidente, non riuscivo a guardarmi allo specchio e sentivo che quel corpo non era mio. Fortunatamente, dopo un anno, un altro medico riuscì a correggere l'intervento, e ora mi sento finalmente a mio agio». Di recente, molti hanno accusato Taylor di aver rifatto anche il naso, insinuando che non fosse naturale. Per rispondere a queste critiche, l'influencer ha deciso di pubblicare alcune foto di quando aveva 16 anni, risalenti al 2014. Con queste immagini, Taylor ha voluto dimostrare che, a parte le labbra, il suo viso non è cambiato drasticamente. Queste foto sono del 2014. Il naso è lo stesso, gli occhi sempre azzurri, le labbra erano più sottili. Avevo i capelli corti e scuri perché, come adesso, non andavo spesso al mare. L'unica differenza visibile è nelle sopracciglia, che allora erano molto sottili. Dalle immagini, è evidente che il naso di Taylor è rimasto invariato e che il cambiamento più evidente riguarda le labbra, che sono decisamente più piene rispetto al passato. La pubblicazione delle foto ha suscitato reazioni contrastanti. Se da un lato molti fan hanno apprezzato la sua onestà, dall'altro alcuni hanno continuato a criticarla, accusandola di esagerare con i ritocchi. Nonostante le critiche, Taylor Mega ha sempre mantenuto una posizione decisa sulle sue scelte estetiche, sostenendo che l'importante è sentirsi bene con se stessi. Tuttavia, molti suoi follower la invitano a non esagerare in futuro, temendo che possa cadere nella spirale di interventi continui che ha coinvolto altre celebrità. L'importante è non perdere di vista se stessi e non rincorrere un'immagine ideale che potrebbe diventare insostenibile, commentano alcuni fan. Per ora, Taylor sembra aver trovato un equilibrio, felice delle sue scelte e del suo aspetto attuale. Le foto pubblicate a 16 anni dimostrano che, sebbene abbia modificato alcune parti del suo corpo, il suo viso mantiene le caratteristiche originali. Resta solo da vedere se, nel tempo, deciderà di fare altri ritocchi o se si accontenterà delle modifiche già apportate.